appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. I super maturi di Meucci, Vallauri e Da Vinci, impegno e talento premiati con 100 centesimi di votazione. Il caso di Medine Korkut, in Italia da soli 5 anni, e l'aspirazione a diventare chirurgo. Canto del Cigno per Carpicentro, l'associazione dei commercianti del centro storico è a un passo dallo scioglimento. Dimissionari il presidente e diversi consiglieri. Fondazione Cassa Risparmio Carpi al suo 18° bilancio. 2008 anno difficile, ha detto il presidente Ferrari, ma erogazioni e patrimonio sono intatti. Clima pesante tra i lavoratori che nei giorni scorsi hanno partecipato all'assemblea sindacale su crisi e nuovi ammortizzatori. Presenti Ficarelli di CGIL e Giardiello di CISL. La fattoria Igelsi di Enrico Boni in via Canalazzo produce pere con il metodo della lotta integrata e recupera tradizioni oggi dimenticate. Da visitare il Museo della Civiltà Contadina. La Lega Nord fa naufragare il progetto di Gigliola Pivetti, che contava di entrare nel Consiglio dell'Unione grazie ad un voto del Carroccio. Lei ironizza su Alboresi, definendolo uno stratega. Ricco di proposte il cartellone per la stagione 2009-2010 del Teatro Asioli di Correggio. La programmazione comprende 13 spettacoli di prosa, 3 balletti e 4 titoli per famiglie fuori abbonamento. Torna, ma stavolta a Correggio, Festa in Festa, la rassegna che ricalca le orme della Festa della Birra organizzata da Mimma Flagiello. L'appuntamento dal 24 luglio al 4 agosto. Ed è tutto, grazie e arrivederci alla prossima settimana.